sono una persona. A un anno dall'entrata in vigore è possibile già tracciare un primo bilancio della mediazione, obbligatoria per alcuni contenziosi, tra i quali quelli per responsabilità medica. Dalle statistiche si vede che nei casi che si sono presentati agli organismi di mediazione il tempo per risolvere la questione è stato di 53 giorni, benché la legge preveda un periodo anche maggiore di 4 mesi. Quindi è stato un successo. Il secondo successo, secondo me, è che nella grandissima parte, 83-85%, le persone sono assistite da avvocati. Secondo i dati diffusi da DR Center, società che si occupa proprio di mediazione, sono in aumento le domande di risarcimento per danni da responsabilità medica. Su 500 casi in un anno, quasi la metà è stata risolta in maniera favorevole, una tendenza che riguarda anche Palermo. Direi che il bilancio è positivo, i numeri che erano attesi dal Ministero erano maggiori, ma ogni grande riforma considerevole richiede tempi di adeguamento. Vi è, come è noto, questa possibilità che la Corte Costituzionale giudichi parte della riforma sulla mediazione, non tutta, incostituzionale, e anche se questo secondo me non accadrà, si tratta di un limite che frena molti all'accedere alla mediazione, ma un bilancio complessivamente positivo.